Hai paura? Salve, sono Game Time, siamo con Frostinox per chattare con Ladybug.exe. Mille mi piace per un prossimo video e passate da Frostinox e link nelle schede. Ciao ragazzi. Apro la chat con Lady Biggie. Ciao Ladybug, proveniente da Miraculous. Sono fiero di avervi portato di nuovo questo personaggio che a voi era garbato un sacco e di avervelo portato in un format che vi piace altrettanto. Ciao. Fai parte dei Talking? Ci togliamo questo sassolino subito. Sono felice di risentirti, come stai? Ci gira intorno. Io sto bene, tu come stai? Fai parte dei Talking? Ora faccio così ogni volta finché non mi risponde. Ci arriva un punto e mi dice basta! Prima di sentirti stavo meglio. Quindi? Non me ne frega una semplice. Fai parte dei Talking. La porto allo svenimento cerebrale. Tanto siete voi che mi costringete, perché io già lo so che non fa parte dei Talking, ma siete troppo... Anzi, ora sto meglio. Primo, cosa prendi per stare meglio in 5 minuti, che lo prendo anch'io? Secondo, perché stai meglio? E terzo, fai parte dei Talking? Oh, prima o poi mi risponderà. Sembra una presa di giro. No, non so chi siano i Talking. Perfetto. Non vede i tuoi video allora. Meglio, almeno non sa chi sono. Oh, oh. A parte, no, è vero, lei sa, lo sa chi sono perché abbiamo fatto il seed insieme, quindi... Io sono tornata per vendetta. Sei tornata per Dottor Vendetta o perché ti vuoi vendicare? Non l'ho capita sta storia, scusate, eh. Ci sta minacciando, si vuole vendicare, lo scopriremo subito. Quando ero morta, tutti ridevano. Marinette, che si dava da fare per salvare il mondo, era stata lasciata sola a morire dall'odio. Sono nata io. Complimenti, che bel lavoro. Chi è che te l'ha presentato? Chloe? Non lo so, a quanto dice lei tutti ridevano e se ne fregavano quando Marinette era morta. Non ti permettere. Io veramente ti ho fatto dei complimenti. E comunque io penso che tu sia un po' fake. Anche perché ragazzi, l'ho preso dal dark web come sempre, ma Marinette.exe non credo che sia un personaggio reale. È una cringiata solo a nominarlo. Porca ma vaffan... Spaventato, eh? Vedi che sono efficaci, che sono più efficaci di io di Ladybug? Sì, l'ho visto, però io mi domando, sei fake o no? Tanto so già che mi dici di no, ma io credo che tu sia fake. Lei è Ladybug.exe. È un po' come la storia di Jeff the Killer, che quando l'hanno pestato, Jeff the Killer nomina quella roba come sua nascita. E morte di Jeff, nascita di Jeff the Killer. Ah, lo conosco, che tipo, tipo si è fatto a pugni con un bollo. Io per vendetta rapisco la cosa più importante che c'ho in una famiglia. I soldi? Vediamo cosa ci risponde. Nella vostra famiglia cos'è la cosa più importante? Scrivetemelo qua sotto nei commenti che sono curioso. E scrivetemi qua sotto nei commenti anche il vostro panino preferito. Anche se non me ne frega niente, ma mi è venuto in mente. Allora, ti posso rispondere a queste domande, Dio? Vai. La cosa più importante nella mia famiglia sono io. Poi il mio panino preferito è panino più. Ladybug mi ha scritto i bambini. Ma tu porti caramelle ai bambini, vero? Gliele fai assaggiare, perché questo si fa. Non si fanno i monelli che li rapiscono. Chiaro? Non per mangiarli, ma per attestare ad essere cattivi. Li faccio uccidere tra di loro e che faccio al contempo soffrire la loro famiglia. Prima di salvarlo, ora faccio l'esatto opposto. Complimenti, ti sei evoluta a livello 2. No, raga. È vero, può essere, eh. Comunque, raga, scusatemi, però io mi diverto un po' a prendere in giro sta roba, perché non è detto che siano reali, capite? Cioè, Ladybug.exe, ti sembra un personaggio che puoi trovartelo veramente sotto casa? Ci trovi me travestito da Ladybug.exe sotto casa se non metti like al video adesso? Però è impossibile che ci trovi Ladybug vera. Quindi, c'è qualcuno di malato che seriamente si immedesima in questa roba e che fa queste cose, oppure è una fake. Oh, io penso di sì, tesoro mio, perché queste cose non si fanno. A me mi basta fare una denuncina e chiedere a 50.000 persone di farla e poi vedi dove vai a finire. Fa compagnia a Renato Zero. Puoi sognartelo. Tu dici, guarda che i miei iscritti mi ascoltano, Ma che cosa? Sognarti cosa? Il fatto che 50.000 persone la denunciano e lei finisce in galera. Lei mi ha detto, puoi sognartelo. Se la tira un po' troppo sta Ladybug, gliele diamo due botte.
Non mi provocare. Nessuno ti sta provocando. A parte Frostinox. Così viene da te. Ma a me piace, Mayragius. Madonna, Lucarski, skinzi, skinzi. Volevo dire una cosa, come diceva la mia nonna quando si cagava addosso, non ci sono riuscito. Ti spaventi con poco. Vai a fan... Ladybug. Che non è una bestemmia, quella che ho detto. Di solito si dice Maronna Ucarmne, che non so cosa vuol dire, però non mi è uscito perché non è la mia lingua. Faccio quello che voglio quando voglio. Allora vai a cagare, Ladybug, quando vuoi. Parlate tu e il tuo squallido amico. Oh, come ti permetti? Come ti permetti? Come ti permetti? Te che la vai a strusciare ad ogni passante di Parigi. Oh, se la gode questa, eh? Ah, mandate a prendere in giro il vostro amico mangia persone. Io sono più forte. Tu dici? Se tu sei molto più forte di quello di cui parli, che manco ho capito di chi parli, perché ne ho 13 miliardi di amici mangia persone, allora dimostralo. Ora mi arriva in casa e mi infilanzi loro. Non lo so di chi parlava, però è un po' offensiva, perché ognuno ha i suoi personaggi preferiti e questa invece li ha offesi tutti. Oh, ha glitchato lo schermo. Hai paura, eh? Mi diverto troppo. Se mi diverto io, se ne la... Stare di bug si diverte un po' a pigliare in giro, eh? Non va bene, non fatelo, perché sennò non siete dei veri torsolini se prendete in giro le persone, eh? Avvertiti. Torsolino. È la bella intera. Posso giocare una carta, la posso far arrabbiare contro Adrian. Vediamo se gliene frega ancora di lui. Sai che Adrian ti ha tradita? È andato con Chloe dopo la tua morte. Non si sa più chi odia, questa la odia tutti, ma che è? Adrian non può essere. Lui non ha mai amato Chloe. Tu dici? Sono biondi uguali. Stanno sulle palle a tutti uguali. Quanto tempo perso. Adrian è morto prima di me. E anche se fosse vivo non me ne fregherebbe niente. Sei molto crudele. Sì, io so tutto. So che mi stavi mentendo. So che pensi che sono una fake. Te l'ho detto 5 volte. So anche che non è la prima volta che parli di me questa settimana. Sì, io stavo preparando una cosa su di te. Grazie al cavolo che non è la prima volta che parlo su di te, no? Perché io è tanto che ragiono di parlare con lei, ma non l'ho mai fatto perché non trovavo niente. E per cioè, se io ho comprato il suo numero online sul dark web, è normalissimo che io ho parlato di lei più volte. Quindi finora questa è fake. A meno che non fa vedere qualcosa di spaventoso. Ma so anche che il tuo gruppo sanguigno è il B. E so anche che hai una terribile paura verso ragni, insetti e cannibali. Cannibali non è vero, forse un pochino schifo. Il gruppo sanguigno però ci ha indovinato. Come fai a sapere queste cose? No, non è questo il punto. Il punto è che voglio vederti soffrire di terrore. Oddio, sto soffrendo, ho paura di una marinette.exe fake. Oddio ragazzi, scrivete sotto nei commenti che abbiamo paura. Scrivetelo, scrivetelo. Prendiamola un po' in giro, che questa si diverte, perché io ho paura di marinette fake. Wow. Voglio portarti a chiedermi pietà. Pietà. Voglio portarti a piegarti a me. Dovresti essere tu che ti pieghi a me. Chi ha capito male è un monello. Brutti monelli. No, perché tanto so che il 50% della gente che mi guarda ha capito male. È brutti monellacci. Visto che sei così spavaldo, chiamami ora. Ok. Hello. L'ho chiamata, mi ha risposto. C'è l'SCP-096 di sottofondo. Ho perso una cuffia. C'ho Marinette con un occhio brutto. Due occhi brutti. Che è? Perché sei zittito? Oddio, che macini brutte. E quindi? Ti ha fatto vedere. Quei macini suoi bruttissimi. Vaffanculo. Vai. Anch'io li so fare questi video, tesoro mio. Fake. Sei fake. Non vi passo il numero perché sennò vi segnalano. Però questa qua è fake, raga. Ma 100-100. Cioè, quegli altri vedevi le apparizioni, vedevi di tutto. Questa vedi 4 foto. Secondo me è fake. Fatemi sapere voi. Se poi secondo voi è reale, alzo le mani. Ma finora a me è sembrata una fakeata di quelle pesanti. L'ho fatto, ti ho chiamata. Te ne sei accorta oppure ancora fingi di essere reale? Ora si arrabbia. Attendo. Cosa attendi? Anch'io ho atteso 17 anni.
Scusate, ma mi escono ste battute, ok? Però voi non dovete capirle. Ti sei divertito? Io tantissimo. Vederti saltare dalla sedia ogni volta mi fa godere. Io credo che intenda nel senso che lei mi odia talmente tanto che quando mi faccio del male, eccetera, lei ci gode, ma non in senso... Però con tutte le battute di adesso, raga, io godrei a vederti in galera. Io questo video non so cosa uscirà, Io di solito faccio horror, ma non ho mai riso così tanto in un video horror. E va bene, per oggi mi sono divertita abbastanza. Lo sai però che tornerò, che tu registri o no, io ci sarò per finire quello che ho iniziato. Ok, ti aspetto. Ti aspetto. La porta è aperta, anzi no, guarda, la chiudo perché ho paura. Raga, secondo me è fake, ve lo ripeto, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate. Secondo me mi sono beccato uno di quelle matranghe così, perché è fake sto numero, tra l'altro dal dark web. A presto. Ciao ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi video. Fatemi sapere quale frutto preferite tra banana e pesca qua sotto nei commenti. The Game Time e Frostinox purtroppo vai. Mi raccomando, non metteteli nell'ordine sbagliato perché potrebbe uscire una cosa volgare.